Sono arrivati in mattinata al porto di Taranto i 176 migranti tratti in salvo al largo della Libia. In gran parte si tratta di uomini, ma ci sono anche più di 20 minori e 12 donne, di cui alcune incinte. La nave ha già attraccato, sono iniziate le operazioni di sbarco con la prima parte dell'identificazione e la distribuzione dei pacchi per i migranti, che sono 176, tra cui ci sono una ventina di minori. La prefettura ha già disposto la sistemazione dei maggiorenni in alcune strutture che non sono a Taranto, e i minori invece sono stati affidati ai servizi sociali del comune e verranno affidati a delle strutture locali dove potranno avere accoglienza. Intanto, davanti all'ingresso del porto mercantile di Taranto, zona Porta Napoli, si è costituito un sit-in di benvenuto per gli immigrati. Molte le associazioni, così come i movimenti aderenti alla campagna Io Accolgo, che proprio nei giorni scorsi si sono costituiti in un comitato provinciale. Presente questa mattina anche la CGIL di Taranto. Perché viviamo un momento in cui è plastica la situazione che stiamo vivendo in certe aree del mondo, perché vediamo che ci sono guerre molto, molto concrete, molto vere, come quella della Turchia contro i curdi, e queste situazioni determinano la migrazione di tanta gente che ovviamente fugge non solo dalle guerre ma anche dalla fame, dall'Africa come da altre zone del mondo. Noi volevamo dare qui un segnale molto preciso oggi, in occasione dell'arrivo a Taranto di questi migranti. Noi siamo per l'accoglienza, siamo per la solidarietà, siamo per la pace. Questo va costruito. Essere presenti vuol dire essere pronti a costruire le condizioni perché tutto ciò si possa effettivamente verificare. Quindi il segnale che vogliamo dare è questo. L'Italia, come l'Europa, che è una delle civiltà più avanzate, si deve impegnare fortemente, non solo per fermare le guerre, ma anche per mettere nelle condizioni queste popolazioni di svilupparsi senza costringere la gente a soffrire e a fuggire. Ovviamente, laddove però tutto questo esiste ancora, noi abbiamo il dovere di accogliere, il dovere di creare le condizioni perché questa gente non muoia in mare, non venga perseguitata nei territori di origine, ma possa essere non solo accolta ma integrata. Occorre cambiare anche il modo in cui costruiamo l'integrazione, occorre essere, a partire da Taranto, una città aperta al mondo, in particolare aperta al Mediterraneo.